Ciao a tutti ragazzi, oggi come promesso facciamo una recensione dello Shure VP83, ovvero il nuovo microfono shotgun per la nostra piccola Alpha 6003. L'audio che state sentendo in questo momento è della Sony senza nessun microfono aggiuntivo collegato, quindi il microfono interno della Sony nudo e crudo. Questo invece è l'audio grazie al microfono della Shure, il VP83. Ci sono più settaggi di questo microfono. Il basico è ovviamente accendere il microfono, metterlo su on e dargli l'impostazione dei decibel di base, quindi 0 decibel. Ma possiamo decidere di metterlo a più 20 oppure a meno 10 decibel a seconda delle situazioni. C'è tra l'altro anche un low pass filter che ci permette in certe situazioni di migliorare qualitativamente l'audio. È consigliato, almeno così c'è scritto online perché ho guardato un po' quando serve il low pass filter, negli interni, perché può eliminare quei fastidiosi rumori tipo di sottofondo, tipo quello del condizionatore, quello delle luci neon, quei ronzì che ci sono delle luci e via dicendo. Quindi per il resto delle situazioni non è consigliato utilizzarlo. Ma ritorniamo al nostro piccolo test. Questo, dicevamo, è l'audio con il VP83 attivo, low pass filter spento, 0 decibel. Questa invece è l'impostazione con più 20 decibel attivi. Sentite la differenza? In una zona così silenziosa, secondo me, non ha senso utilizzare un più 20 decibel, decisamente. In questo momento invece il nostro microfono Shure è impostato su meno 10 decibel, quindi un suono più lontano effettivamente. Forse potrebbe andare bene anche per gli interni nel momento in cui sono molto silenziosi, tipo adesso. Quale miglior situazione se non quella naturalistica per sentire un po' i rumori esterni con questo microfono shotgun della Shure? Siamo a 0 decibel, siamo senza low pass filter ovviamente perché all'esterno non avrebbe un senso. Sono a circa 1, 2, 3 metri dalla telecamera e sono senza il dead cat. Quindi stiamo registrando con il microfono Shure, ma stiamo registrando senza ancora il dead cat. Prima di passare al dead cat, stacco il microfono esterno e vediamo come si sente senza. La giornata è un po' ventilata, non troppo, però questo è il microfono interno della Sony senza nessun microfono esterno attaccato. 1, 2, 3 prova, venticello arriva. Shure acceso, decibel 0 per questa prova. 1, 2, 3 prova, check, 1, 2, 3, check, 1, 2, 3, check, 1, 2, 3, check. Già che ci siamo facciamo anche un giro attorno alla telecamera continuando a parlare per sentire come cambia l'audio ruotando attorno al microfono shotgun. Quindi ora mi trovo dietro al microfono. 1, 2, 3, check, 1, 2, 3, check. 1, 2, 3, check. Ora mi trovo a sinistra del microfono. 1, 2, 3, check. 1, 2, 3, check. Check, check. E ora sto ritornando davanti alla telecamera. Andiamo a impostare i decibel a meno 10. Questo è check camera con meno 10 decibel. Andiamo ad impostarlo anche a più 20 decibel. Eccolo qua, il più 20 decibel, sicuramente più alto il volume della mia voce, ma più alti anche tutti i suoni circostanti. Siamo ancora senza dead cat inserito. Mettiamo il dead cat e vediamo come si comporta lo Shure. Microfono inserito, dead cat installato, 0 decibel, distanza sempre uguale, più o meno 3 metri dalla telecamera. Faccio un giro attorno alla camera, check 1, 2, check 1, 2, check 1, 2, 3, check 1, 2, 3, check 1, 2, 3. Sono dietro la telecamera adesso,
Check 1 2 3. Sono a sinistra della telecamera, mi sto riavvicinando e check 1 2 3 ritorno davanti alla telecamera. Andiamo a mettere meno 10 decibel. Cambio di impostazioni e come mi sentite? Abbiamo la fortuna di avere anche questa cicala qua a fianco che ci fa sentire anche i suoni esterni come variano. Cambio decibel. Più 20 decibel, 3 metri da me a voi. La cicala che continua imperterrita. È una splendida giornata, fa un caldo ragazzi. E niente, ritorniamo alle impostazioni originali, quindi 0 decibel e basta. Volevo spostarmi in un punto in cui c'è più vento. Per farlo dovrò togliere la camera dal cavalletto e lavorare a mano. Quindi ora mi faccio un giro qua attorno e cercherò di sentire i suoni che ci sono qui in giro. Andiamo a fare un giro. Non sono solito vloggare con sto cannone enorme. Qui c'è un po' più di aria e possiamo testare questo VP83. Oh, approfitto, mamma mia quanti pomodorini. Oggi devo venire a tirarli via, di sicuro. Che bontà. Come mi sentite? Sì, oggi raccolta pomodorini. Quindi, che ne pensate di questo microfono Shotgun Shure VP83? Fatemelo sapere, lasciatemi i commenti sotto se avete dei dubbi, delle richieste particolari di qualsiasi tipo. Comunque, a prescindere, iscrivetevi al mio canale, cliccate mi piace se vi è piaciuta questa recensione, questo test del microfono, e ci vediamo con la prossima puntata. Ciao!